Eccoci, dovremmo essere quindi in diretta sulla pagina del gruppo di Book Advisor. E io saluto i nostri amici di Book Advisor, ma non solo, anche tutti gli altri, tutti quelli che ci seguiranno stasera e quelli che ci seguiranno nei prossimi giorni, perché questa diretta la potrete vedere sulle nostre pagine, su YouTube, e quindi anche chi non la vede, non è presente ora, la potrà vedere. Io sono Laura Fedigatti della libreria Le Mille e Una Pagina di Mortara e sono qui con la mia amica e collega Valentina Marcoli, ciao Valentina, della libreria Mondadori di Vercelli. Ciao Laura, ciao a tutti. E salutiamo con grandissimo piacere la nostra ospite di stasera, una bravissima scrittrice. Finalmente presentiamo questo romanzo che è stato finalista allo Strega l'anno scorso. Un benvenuto e un grazie a Paola Cereda. Ciao Paola. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ok, ecco, Valentina, tu ci dici qualcosa di Paola? Sì, allora io partirei dalla notizia principale, anzi facciamo un riassunto, facciamo una breve bio. Paola Cereda è nata in Brianza, è laureata in psicologia a Torino e l'anno scorso è stata candidata allo Strega nel 2019 e si è candidata, è arrivata al sesto posto. Quindi partiamo subito con la domandona, emozioni, sensazioni, ricordi? Vabbè, è stato sicuramente per me lo Strega un'esperienza bellissima, anche perché ha tante cose buone e anche tante difficili da affrontare. Prima di tutto perché è un grande me megafono per la voce, per cui riuscire a essere nella dozzina ti dà la possibilità di girare parecchio, almeno fino all'anno scorso era così, quest'anno purtroppo sta andando in un altro modo, e soprattutto di conoscere molte persone, di avvicinare molti più lettori. Tra l'altro era una dozzina molto dove si stava anche bene, cioè si sono sviluppate anche delle belle amicizie che si sono mantenute nel tempo. Penso tra tutte Nadia, che per esempio è appena uscita anche con un libro suo, anche lei con Giulio Perrone Editore, per cui quello è stato un legame che si è mantenuto nel tempo. Ci sono state delle cose che ricordo con particolare ansia, ad esempio la prima sera quando siamo stati presentati tutti e 12 candidati sul palco del Teatro di Benevento. Non è facile, dovevi dire delle cose intelligenti in circa 3 minuti avendo gli occhi puntati addosso. Quella è una sensazione piuttosto difficile, però subito dopo siamo andati per esempio nello stabilimento della Strega e lì è come trovarsi in una sorta di grande museo, completamente pieno di fotografie di quelli che sono stati i grandi della letteratura, una galleria delle spezie, degli odori, dei profumi con questi vecchi macchinari, per cui ti sembra comunque di entrare dentro un pezzettino di storia. E da lì in avanti poi sono arrivati tanti viaggi, tanti posti, dall'Italia del nord al sud, per cui per me l'esperienza dello Strega è stata sicuramente un'esperienza assolutamente positiva. E non dico nonostante il sesto posto, ma grazie al sesto posto, che mi sembra un piazzamento, insomma, più che buono. Assolutamente sì. E vorrei chiederti qualcosa a riguardo sulla tua tesi, insomma, perché tu ti sei laureata in psicologia a Torino, sì, però hai fatto una tesi sull'umorismo ebraico, che è particolarissima come scelta. Come mai? Sì, io mi sono divertita molto facendo la tesi e devo dire anche dopo. Quando si trattava di scegliere la tesi avevo davanti due strade, una era quella più artistica e l'altra era quella prettamente clinica. E ricordo un amico che mi disse: "Ma vedi tu che direzione vuoi dare alla tua vita?" E lì mi sono detta: provo a fare qualcosa che sento di avere nelle corde. Io fin da piccola sono stata sempre molto appassionata di teatro, di drammaturgia, di teatro e volevo fare una tesi sul teatro, ma il mio professore non era d'accordo. Lui diceva: "No, sei a psicologia, devi fare una tesi sulla teatroterapia", mentre io volevo fare una tesi sull'estetica del teatro, cioè su come il teatro possa essere percorso umano e relazionale anche prodotto artistico. E siccome questa tesi non venne accettata, mi spostai sul tema dell'umorismo perché ero andata al cinema in quel periodo a vedere due film. Una era La vita è bella e l'altra era Trend V. E se La vita è bella mi colpiva perché sicuramente c'era Benigni e la sua grande comicità, Trend V mi aveva fortemente
sconvolta. Adesso vi spiego perché. Perché tutti ridevano durante il film, ma nessuno usciva ridendo. Perché era il vero umorismo ebraico, cioè la capacità di sorridere tra le lacrime, quel suscitare il pensiero dietro la possibilità di farti sorridere, ma per indurti poi a tornartene a casa con tutti i tuoi pensieri. E lì mi sono avvicinata all'umorismo ebraico perché? Perché Freud era ebreo e con i suoi pazienti e con i suoi delfini raccontava sempre vitz, che erano le cosiddette storielle ebraiche, ed è un umorismo rivolto verso il sé, ed è per me è stata una lezione grandissima, cioè Freud lo chiamava il più alto tra i meccanismi di difesa, quando puoi ridere di te, se gli altri dovessero mai prenderti in giro, tu sarai così forte da poter rispondere sorridendo. La grandezza dell'umorismo, la possibilità di distaccarsi dall'immediato per sorridere anche delle proprie imperfezioni, tema a me carissimo, che mi porto sempre appresso, per cui quella tesi lì ha determinato poi anche il mio lavoro successivo. Praticamente è stata la scelta che ha fatto in modo che io e voi adesso siamo qua a raccontarci delle cose. Che meraviglia. Laura, vuoi passare la parola? Sì, tra l'altro devi sapere Paola che io e Valentina siamo particolarmente patite di scrittori ebraici, israeliani. Io in particolare sono fissata sulla cultura ebraica e Antoine de Ville lo conosco molto bene, un film straordinario. Sì. Ma tutte e due, guarda, amiamo molto, molto la cultura ebraica, quindi ci fa piacere, ecco, quello che hai detto. Io sì, come vorrei a questo punto parlare di questo romanzo, questo, Quella metà di noi, che è il romanzo, come tu dicevi, per il quale siamo qui stasera, in particolare questo romanzo. E io, come di costume solito, parto subito chiedendoti come è nata l'idea di scrivere questo romanzo, qual è stata la genesi che ti ha portato poi a ideare la storia e i personaggi, in particolare poi quello di Matilde, ma la vedremo poi più nello specifico dopo. Allora, credo che le storie ci attraversano sempre. Alcune le scriviamo insieme agli altri, altre restano lì in attesa di essere raccontate. E per me quella metà di noi è proprio questo, è una storia che ha abitato dentro di me per tanto tempo e ha aspettato poi di trovare casa. La sua casa ideale in questo caso è stata Torino. Quando io mi sono laureata, sono andata a lavorare per diversi anni con Monio Vadia, che è un regista teatrale, e lui nella sua compagnia, che era una compagnia multietnica, mi ha molto abituata al viaggio, per cui a un certo punto io ho viaggiato per tantissimi anni fuori dall'Italia e quando sono tornata in Italia ho deciso di tornare a Torino, che era la città in cui avevo studiato, e ho cominciato a collaborare con un'associazione che si occupa di intercultura. In questa associazione io mi occupo di progetti artistici e teatrali, però c'è una parte di questa associazione che si occupa di lavori di cura. Una volta mi chiesero di fare un seminario, di fare una due giorni di incontro con delle donne che facevano le assistenti familiari, quelle che noi chiamiamo le badanti. E questo seminario aveva un titolo bellissimo, si chiamava così, Curarsi di chi cura. Ecco, il dover affrontare il tema del curarsi di chi cura ha aperto il mio sguardo sulla complessità dell'arte della cura. Sappiamo che Matilde fa la badante e questa professione è una professione relativamente nuova, nel senso, pensateci un po', 50 anni fa si usava il termine badante, no, si usavano altri termini, si usava la domestica, la dama di compagnia, ma non c'era questo termine, la badante, per cui il lavoro di cura è un lavoro che strettamente è connesso con una società che si trasforma, porta con sé storie migratorie, per cui abbiamo migrazioni dall'est Europa, dall'America Latina, le donne italiane che oggi fanno le badanti, gli uomini che iniziano a fare le badanti, per cui come nasce questo romanzo? Con l'idea di voler raccontare la contemporaneità da un punto di vista interculturale e da un punto di vista anche delle storie che si intrecciano pur avendo origini differenti. Avevo voglia di raccontare, dopo altri quattro romanzi ambientati in quattro regioni diverse, la Torino che mi ha adottata e che in certo senso io sento molto vicina anche al mio modo di essere oggi.
Senti, Paola, dicevamo del personaggio di Matilde. Ecco, brevemente la trama di questo romanzo. La protagonista, Matilde, è una maestra in pensione che si ritrova per alcuni motivi. All'inizio non si capisce bene, si capisce che è ha delle difficoltà economiche, ma non sappiamo bene perché, lo si capirà poi andando avanti nella lettura del romanzo, a dover scegliere, come tu dicevi, il fatto di fare la badante ad un ingegnere che vive con la moglie e con una domestica che non è badante e che ha bisogno di un'assistenza continua perché non è più in grado, non è più autosufficiente. Nello stesso tempo Matilde ha una figlia, Emanuela, con la quale ha un rapporto un po' particolare, poi ne parleremo, non c'è comunicabilità fra le due, ma Emanuela ha bisogno anche lei di soldi e li chiede alla madre, e la madre pare non volergliene dare. Ecco, da qui si sviluppa la vicenda. E io adesso mi concentrerei un attimo appunto sul personaggio principale, che è quello di Matilde. L'abbiamo detto, una donna matura perché è già in pensione, una maestra che si ritrova a doversi nuovamente rimettere in gioco nel mondo del lavoro facendo la badante, e poi a un certo punto scopriamo anche che Matilde, che è vedova, ha avuto una storia d'amore, quindi un amore ad una certa età, adesso si chiama l'amore, un amore senile, diciamo così. Quindi mi ha colpito questo aspetto, questo doppio aspetto di Matilde, ovvero Matilde come badante e Matilde che ha avuto questa storia ad una certa età. Sono due aspetti che la letteratura degli ultimi anni tratta molto. Ecco, io quindi ti faccio questa domanda. Innanzitutto parlaci di Matilde. Chi è Matilde? Dove hai trovato Matilde, come è nata Matilde, e poi cosa pensi di questi due aspetti, ovvero se anche secondo te hai avuto questa percezione che questi due argomenti siano particolarmente presenti nella narrativa, nella letteratura di questi ultimi anni. Sì, forse il tema delle badanti, perché sempre di più siamo una società che invecchia, per cui l'arte della cura è qualcosa sempre di più presente nelle nostre esistenze, e dall'altra parte perché finalmente le donne sono donne a 360 gradi, non c'è... qualcosa che limita parecchio il nostro stesso sguardo e lo sguardo degli altri, pensarci sempre giovani. Per cui mi piaceva tantissimo l'idea di poter dar spazio ad una donna oltre i 65 anni. Noi festeggiamo un compleanno durante quella metà di noi. Una donna che non fa nulla di speciale all'apparenza nella sua esistenza, perché dopo tutto si alza la mattina, prende il tram, va a lavorare, torna indietro. Quella è un po' si sviluppa così la sua vita, ma c'è qualcosa che mi ha fatto innamorare del personaggio di Matilde, che sta tutta in una frase, e dice si indossano gli abiti e si indossano gli anni, ma si indossano soprattutto i pensieri giusti, quelli che ci fanno stare dentro l'esistenza nel momento in cui la attraversiamo. Secondo me la capacità di essere rivoluzionaria di questa donna sta tutta lì, nella capacità di aver cambiato sguardo, cioè lei non è una maestra che è badante, lei è stata, ha fatto la maestra e fa la badante, ma oltre il suo fare la badante c'è il suo essere donna, che lei vuole giustamente vivere in tutte le sue trasformazioni, ed è la stessa relazione che ha col corpo. Lei si guarda e si piace, lei si sistema i capelli e quelli sono i capelli in cui si sente bene, per cui questa cura, che è anche una cura del sé, ma non per necessariamente piacere all'altro, ma prima di tutto per stare bene dentro i suoi anni. E questo è collegato con la prima parte della domanda, ci arrivo dal senso inverso. Prima vi dicevo che a volte le storie ci incontrano e poi ci chiedono di essere semplicemente
accompagnate al riposo per un certo periodo e vengono fuori quando è il momento. Allora, la genesi di Matilde, da una parte la contemporaneità, Torino, la cura che ho incontrato tornando in Italia, ma dall'altra parte il mio primo viaggio, quello vero, quello da sola. Io nel 2004 sono partita senza avere grandi punti di riferimento, anzi praticamente nessuno, erano cadute le torri nel 2001, per cui la mia idea era quella di andare in un paese arabo a fare un'esperienza di raccolta di storie di vita con donne. Volevo raccogliere storie di vita con donne musulmane, copte e cattoliche, cioè mettere insieme una pluralità di idee e di esperienze su temi che avevo individuato. E quando sono arrivata lì da sola, partendo con un volo charter pieno di turisti, in questo aeroporto alle 9 di sera, tutti i turisti sono spariti appresso le loro signorine Club Med e io sono rimasta da sola. E lì ho scoperto una cosa, che avevo paura. E ho dovuto gestire questa paura per 15 giorni, abituarmi prima agli spazi e poi avvicinare le persone. Le prime persone che ho avvicinato non erano donne locali, erano ancora troppo distanti, e io ero ancora troppo fresca di quell'esperienza. La prima cosa che ho fatto è avvicinare delle donne che avessero delle caratteristiche culturali molto vicine a me, sostanzialmente delle donne europee, che erano lì in un piccolo paesino molto noto perché comunque è Luxor, che è il paese, è un paese altamente turistico. Queste donne erano occidentali, cioè francesi, olandesi e tedesche, c'era anche qualche inglese, e avevano lo stesso motivo per restare lì, cioè si erano sposate con uomini del posto e il lunedì si ritrovavano a bere il tè e a chiacchierare delle loro vite. Ecco, il mio primo approccio è stato con queste donne avevano tutte dai 60 anni ai 70-75 ed erano sposati con uomini del posto che avevano 20-25-30 anni, cioè una differenza di età molto grande. E a me questa cosa del chiacchierare insieme a loro mi colpì moltissimo. Mi colpì moltissimo non tanto per l'individualità delle diverse esperienze, ma per la domanda che si erano portati appresso dalla nostra Europa. Cioè loro mi dicevano tutte la stessa cosa. Mi dicevano, sai Paola, quando arrivi a 60 anni sei stata una buona madre, sei stata una buona moglie, sei stata una buona lavoratrice, e di solito lo sguardo che ti viene rivolto è quello del vabbè, quello che dovevi fare l'hai già fatto e adesso cos'è che pretendi dalla vita? E invece l'idea di arrivare in un altro posto e di essere viste mi ha fatto pensare alla domanda che si portavano appresso, che era: posso ancora essere amata? Allora io ho deciso di riportare a casa la domanda, di rimetterla qui in Europa dove era nata, ma di fargli fare anche una sorta di upgrade. Cioè Matilde si domanda: posso ancora amare? Che è diverso dal chiedersi: posso ancora essere amata? Perché in questo secondo caso l'altro decide della tua felicità o della tua infelicità, del tuo essere necessario oppure no. Ma quando tu chiedi posso ancora amare, sei tu a desiderare. E poi magari a volte subisci, a volte soffri, a volte vieni abbandonato, lasciato, perché, perché si è in due solitamente all'interno di una relazione. Ma fare in modo che Matilde, nel suo essere ciascuna di noi, avesse la capacità di desiderare. Avesse la capacità di desiderare. Ecco, questa cosa qui io la volevo per lei, la volevo. È molto bello quello che dici, mi è piaciuta particolare questa cosa che hai detto, il fatto di desiderare di amare, a volte soprattutto quando si è donne, ma anche quando soprattutto si ha una certa età, si pensa che certi desideri non siano appropriati e quindi c'è ancora molto tabù su questo argomento, non credi? Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti, una società così libera e aperta in teoria. No, è assolutamente questo che mi colpiva molto ed è anche questo il senso del mio romanzo, cioè mettere questa donna soggetto attivo di desideri, che ha la possibilità di scegliere e che con dignità paga. Lei sa che se si mette in gioco può pagare un prezzo alto ed è disposta a farlo.
Valentina? Beh, allora, a questo punto passerei all'ambientazione, perché Torino è, come dicevamo prima di entrare in diretta con Laura, è sì, la città in cui tu hai ambientato questa storia, quindi è sullo sfondo, in realtà è un altro personaggio vivo. E tu hai ambientato la storia in un quartiere particolare, che è Barriera di Milano, un quartiere che ha vissuto, cioè, tante differenze, no? C'è proprio una barriera di nome di fatto tra l'immigrato, che è quello in realtà l'italiano che dal sud viene al nord, si sposta al nord e che vede il diverso perché quella è casa sua in realtà. E però è anche una barriera tra le diversità della Torino, delle case della casa in cui vive Matilde, alla casa in cui lavora invece come badante, che è quella centro a Torino, quindi molto bella, molto elegante. Ci sono un sacco di differenze, di diversità, proprio di barriere, no? Che tu hai messo in questo romanzo. Quindi poi è una sorta anche di metafora questa barriera. Sì, hai ragione quando dici che il quartiere, la città di Torino è un personaggio, assolutamente. La mia formazione è stata molto determinata da una delle mie professoresse che era psicologa della narrazione e allo stesso tempo era psicologa del paesaggio. Vi spiego, perché anche per me quando entro in classe dicendo sono una psicologa del paesaggio, in un primo momento tutti si fecero quattro domande, però lei ci insegnò molto la cura delle parole. Lei ci disse: ragazzi, quando usate le parole dovete fare attenzione perché non sono tutte uguali. Se dite ambiente, luogo, spazio, paesaggio e posto, state dicendo cose differenti. Lei ci parlava di paesaggio intendendo i luoghi, le persone e le relazioni che abitano e che determinano il paesaggio. E ci disse: quando vi avvicinate a un posto, cercate di leggerlo secondo queste tre direzioni, per cui non solo i luoghi, ma anche le persone e anche le relazioni che si creano tra i luoghi e le persone, tra le persone stesse. Per cui il bello per me della scrittura è, quando identifico un paesaggio, andare a visitare i posti, chiedere alle persone, vedere come le persone si relazionano e poi avere una posizione anche tra parentesi, cioè dire agli altri: guarda, mi interessa ma non lo so, me lo racconti. È così che nasce per me un romanzo e in questo caso è stato facile, tra virgolette, e più difficile per altri versi. Vi spiego. Negli altri romanzi io sono sempre partita e ho fatto lunghi periodi, sono andata lungo il Po, mi sono spostata in Calabria, ho visitato un'isola, per cui c'era sempre l'idea di avvicinarsi al non noto bussando, con una grande curiosità. E qui invece si trattava di prendere il tram numero 4 e andare a Barriera. In realtà è stato bellissimo perché quello che ho chiesto alle persone che mi hanno aperto le loro storie è stato di disegnare una mappa del quartiere che fosse una mappa affettiva, cioè i luoghi importanti per te, quella panchina lì, perché magari su quella panchina lì tu hai dato il primo bacio, quel tabaccaio là, perché magari ci passi sempre di fronte quando vai a trovare tuo padre. E sono partita assolutamente, come dici tu Valentina, dal nome, perché è un nome fortissimo, perché è un nome che separa e nello stesso tempo include, cioè se stai da questa parte della barriera sei dei nostri e se stai dall'altra parte chi sei non lo so, non ti riconosco più. C'è naturalmente un motivo storico, la barriera si chiama così perché una volta c'era la barriera dove ci si fermava a pagare il dazio per portare le merci in città. Ci sono tante barriere nel perimetro dell'antica Torino, tutte hanno cambiato nome, barriera è rimasta barriera. È un microcosmo, quello di Barriera, che contiene problematicità e insieme risorse. Ecco perché mi ha affascinato molto. C'è una storia migratoria lunghissima. Il cuore di Barriera è pugliese, ma non una Puglia qualsiasi.
cioè gli abitanti di Cerignola, di Barriera degli anni 50 venivano da Cerignola, si porta ancora in processione la Madonna, che è la Madonna di Cerignola, c'è la carne di cavallo, ci sono i taralli, ma adesso il pane di Altamura te lo fanno gli egiziani. Per cui c'è questa possibilità di vedere una società che si trasforma con tutte le problematicità legate alla coabitazione e alla convivenza, ma anche con tutte le possibilità. Questo libro è un libro pieno di metà, dal titolo ai personaggi, agli spazi, ai paesaggi, ma quando se penso però alla casa di Matilde, alla casa dell'ingegnere, a Torino Centro e a Barriera di Milano, io non li vedo contrapposti. Il mio desiderio era quello di connetterli. E Matilde è connessione, è il tram numero 4, è connessione, è qualcosa che mi fa entrare e uscire, e in questo entrare e uscire qualcosa perdo sempre, e qualcosa che io perdo comunque si deposita da qualche parte e prosegue il suo cammino. A me piace sempre ricordare una cosa di Barriera, perché quando uscì il libro, che fu candidato appunto allo Strega, mi chiamò tra gli altri la GTT, l'azienda dei trasporti torinesi, e mi disse: noi volevamo ringraziarti perché tu parli bene del tram numero 4. È effettivamente così, perché per conoscere Torino, prendere il tram numero 4 è un'esperienza. Parte da Barriera, arriva in centro e finisce a Mirafiori, per cui un modo di passare dentro i luoghi, di sentire odori diversi, di vedere colori e facce differenti, è alla base di quello che è lo sguardo necessario a quella metà di noi. Bellissimo. Sì. Posso chiederti invece una cosa, scusami la... Fai. Riguardo alla copertina, che io trovo splendida, mm-hmm. e all'inizio sembra una sorta di albero, no? Sì. Ricorda un po' l'albero della vita, una cosa così. Invece, in realtà è il dettaglio di una foglia. Sì. E siccome appunto si parla, è un romanzo in cui si parla anche di legami familiari, ci sono dei legami familiari, dei legami che si instaurano comunque, pagina dopo pagina, la trovo una bellissima rappresentazione del contenuto del tuo romanzo, perché si va nel dettaglio, quindi bisogna fare attenzione anche a questa cosa, a queste piccole cose, che forse perché viviamo troppo di corsa non ci facciamo troppo caso, le diamo per scontate. In realtà tutte queste venature di questa bellissima foglia nel dettaglio possono essere le radici di appartenenza e i legami più stretti, nel senso più stretto. L'hai scelta tu questa copertina? L'ho scelta tra quelle che mi hanno proposto, perché comunque ha tanti modi anche questa di essere letta, nel senso ci sta tutto quello che hai detto tu, Valentina, e poi possiamo leggerla tagliandola in due a livello orizzontale, per cui quello che solitamente mostriamo agli altri è invece la complessità che ci caratterizza, dall'altra parte la possiamo tagliare anche così in maniera speculare, la possiamo girare da questa parte e diventa quello che dicevi tu, un albero con delle radici profondamente radicate dentro la terra. Mi sembrava una copertina non facile, perché non è, credo, per tutti, però, però mi ha conquistato e ci stava col contenuto, ci stava, e nello stesso tempo non lo rivelava troppo. Obbliga anche un po' a pensare, a pensarci, anche un po' nel libro, spesso con l'editor ne abbiamo parlato, no? Lei, Maria Carmela, che è la mia editor, mi ha insegnato tante cose, devo dire la verità, e una di queste è stata... fai fare la fatica al lettore, non arrivare tu dove può arrivare da solo, perché i lettori ne hanno voglia, per cui lasciali andare, non spiegare niente, non spiegare niente di più. Quello che c'è nella tua testa non è necessariamente quello che c'è nella tua penna. Sono d'accordo. Senti Paola, a proposito di legami familiari, prima abbiamo detto appunto che Matilde ha questa figlia, Emanuela,
è un altro personaggio importante del romanzo. Emanuele e Matilde non hanno un rapporto proprio positivo, cioè molta difficoltà, c'è stata molta difficoltà nel comunicarsi a vicenda i propri sentimenti, quello che pensano. Emanuele a un certo punto poi compie anche un gesto di grandissima rottura sia col proprio quartiere ma anche con la propria madre, sposando quest'uomo figlio di dentisti per potersi trasferire e distaccarsi da quello che è la sua appartenenza ad una realtà che lei considera così inferiore anche da un punto di vista sociale. Lei ha voluto fare questo salto di qualità, se vogliamo chiamarlo così. Ecco, ci puoi parlare di Emanuela e del rapporto che lei ha con Emanuela? Io ne parlavamo anche prima. Ho avuto appunto questo riscontro da parte di molti lettori che Emanuela non è piaciuta, nel senso che viene considerata una persona molto egoista, molto gretta, molto meschina e spesso viene un po' considerata come l'unica responsabile di questo cattivo rapporto con la madre. Ecco, tu cosa ci puoi dire? Allora, innanzitutto vi racconto come viene chiamata Emanuela da una mia carissima amica. Viene chiamata Due Schiaffoni e invece le nipoti vengono chiamate Quattro Schiaffoni, tanto per dire. Sono consapevole del fatto che non sia un personaggio che risulta piacevole al lettore. Questo è difficile, ve l'assicuro, per chi scrive. Cioè, avere la certezza e la consapevolezza che quel personaggio lì non nasce per prendere la mano del lettore, assolutamente. Però a me è un personaggio che ha insegnato tanto. Innanzitutto perché spesso, alla fine delle presentazioni, io ho avuto veramente la fortuna di ricevere delle confidenze. A volte mi si avvicinavano delle persone dicendo guarda Emanuela di qui di lì, ma anche mia figlia però un po' così. Oppure una volta un ragazzo, insomma, che mi stava presentando, che stava chiacchierando con me sul libro, ha esordito dicendo: io ho letto questo libro e prima di venire qui stasera ho chiamato mia mamma e le ho chiesto scusa, perché probabilmente ci sono delle cose di Emanuela che non ho detto in quel modo, ma che ho agito magari con le stesse intenzioni. Emanuela è un personaggio complesso che va letto in una circolarità, e la circolarità è la circolarità con la sua famiglia, con sua madre, con questo padre che viene a mancare troppo presto. E un padre che viene a mancare troppo presto è un padre che resta molto presente nella sua assenza. È un padre che viene sempre rinfacciato a Matilde di non essere come il padre, per cui quest'uomo c'è. Io ho voluto disegnare i personaggi rischiando, ma l'ho voluto proprio fare rispetto anche ai miei libri precedenti. Li volevo imperfetti, perché sono una grande sostenitrice dell'imperfezione. L'imperfezione è quella zona d'ombra dove nascono le storie, è quella ruga del viso dove si nasconde un tempo che ha generato esperienze, è quella cosa che noi vorremmo nascondere ma che in realtà ci rende unici. Se noi fossimo perfetti saremmo identici. La letteratura nasce dove le storie si rompono, dove i legami si spezzano, dove c'è l'imperfetto. E Matilde è una madre imperfetta, per cui quando consideriamo che Emanuela è una figlia imperfetta, nello stesso tempo abbiamo subito dall'altra parte anche l'immagine di una moglie, di una madre che è stata imperfetta. Porto un po' sempre nella mia testa l'episodio, perché poi i personaggi vivono, fanno colazione con noi, loro esistono nel loro essere vita. Quando viene a mancare il padre di Emanuela, Emanuela è ancora bambina, vanno in questa sala d'attesa dell'ospedale e lei aveva appena comprato questa tenda per fare una cosa che lei piaceva tantissimo, cioè andare sul Po e stare in natura. E dice: ma mamma, noi la tenda la monteremo ugualmente. E sua madre dice: guarda, io non so montare una tenda. Quella lì è una risposta molto forte, è quasi a dire che quella cosa lì non la posso fare per te, non posso
posso, non ne sono capace. Io credo che la frattura tra questi due personaggi inizi proprio lì, dove i desideri opposti non vengono più appagati. Io non sono come mi vuoi, che è una cosa che capita a tutti. Emanuela rende esplicito anche a volte quello che noi agiamo, ma lo diciamo in un'altra maniera, però può essere che la relazione tra madre e figlio qualche volta sia sbilanciata, può essere che i figli si sentano a volte in diritto di poter ricevere per natura, per vita, per una serie, per nascita, una serie di cose senza sentirsi poi in dovere di ricambiarli del tutto e fino in fondo. Lei lo dice in maniera sfacciata e lo dice in termini economici, cioè lei ci svela l'economia dei sentimenti e non ha timore nel raccontarcela così come lo è, così come lo vede, come un bilancio di dare e avere. A proposito sempre di legami, di relazioni, l'altra famiglia è quella dell'ingegnere, questo ingegnere che per quello che succede spesso alle persone anziane non è più in grado di badare a se stesso e quindi Matilde inizia ad accudirlo. E la stessa cosa anche di difficoltà di legami familiari si avverte anche nella famiglia dell'ingegnere. Tra l'altro poi parleremo del titolo, quella metà di noi, e ci spiegherà innanzitutto chi ha scelto il titolo e come nasce questo titolo. E poi quella metà di noi, cioè quella parte un po' oscura, quella che nasconde certe verità, nasconde certi segreti, e anche nella casa dell'ingegnere ci sono delle verità nascoste, delle incapacità di comunicazione. L'ingegnere è sposato con Laura, non hanno figli e con loro vive anche Dora, questa badante rumena che è un personaggio eccezionale. Anzi, ti dico che comunque anche Laura è un personaggio che io ho potuto vedere che è stato molto apprezzato, perché nonostante all'inizio possa sembrare una persona non particolarmente simpatica, poi vabbè, anche lei, come dicevi tu, è imperfetta nelle sue debolezze, comunque vediamo anche tanta umanità, ecco. E volevo appunto dirti di parlarci dell'ingegnere, della sua famiglia e del rapporto che c'è tra Matilde e l'ingegnere. Spesso è più facile con chi non si conosce stabilire dei legami che vanno al di là della superficie, quindi è più facile con chi non conosciamo bene magari confidarci, lasciare sfuggire qualche nostro segreto che invece vogliamo tenere nascosto a invece chi ci è più vicino, a cui magari vogliamo anche molto bene. Tu cosa pensi di questa cosa? Sì, assolutamente. Infatti è una cosa molto evidente tra Matilde e sua figlia, perché alla fine c'è un rapporto anche di affetto, nonostante il linguaggio e nonostante quella che è l'apparente brutalità della relazione. Però io ti ringrazio per aver detto una cosa. Laura sembra in un modo e poi via via ci dà la possibilità di scoprire che c'è dell'altro. Cioè, quando la conosciamo siamo qua, e poi possiamo capire che ci sono tante altre cose. Era un po' l'idea che mi guidava in tutti i personaggi, cioè tutti i personaggi sono qualcosa che poi si rivela essere qualcos'altro. E in questo senso l'ho proprio chiesto al lettore di avere pazienza. Non è un libro negativo, secondo me. Io non lo leggo come un libro di condanna sui rapporti tra le relazioni umane, anzi, ma è un libro dove comunque c'è l'importanza di distinguere la differenza tra l'egoismo e l'amore per se stessi. C'è questo tentativo di capire qual è la giusta dimensione, la giusta metà tra questi due concetti, che a volte sembrano sovrapponibili, ma sono due cose completamente diverse. Per quanto riguarda l'ingegnere a livello, diciamo, torinese, l'ingegnere della Fiat è un personaggio che in qualche modo ci doveva stare. E dall'altra parte abbiamo Laura, sua moglie, abbiamo l'incapacità comunque di fare delle scelte. Ecco, credo che quello che più abbia pesato sulla vita dell'ingegnere
temere è quello di trascinarsi dentro le relazioni, e invece ci sono delle volte in cui le relazioni, per continuare a mantenere qualcosa di positivo e di bello, devono semplicemente smettere di essere tali. Ecco, all'ingegnere manca questo coraggio, e questa sua incapacità di essere coraggioso viene pagata poi da entrambi. La mancanza di coraggio, tra l'altro, viene fuori, oltre che nell'ingegnere, anche ad esempio in Matilde, perché poi, non, senza spoilerare nulla del finale, niente, però alla fine anche Matilde, in un certo senso con sua figlia, manca un po' di quel coraggio che le ci vorrebbe per chiarire finalmente con la figlia. Come mai spesso ci viene a mancare questo coraggio? È una cosa che succede, che forse perché si ha paura di ferire l'altro, o perché si ha paura di così eliminare certi equilibri stabili che, anche se non sono propriamente positivi, però ci permettono di portare avanti la quotidianità. Ma sai, c'è, credo, un paradosso nei legami d'amore, nei legami di sangue. Emanuela lo tira fuori molto bene quando usa quelle sue parole velenose. Sa esattamente che cosa può ferire la madre e glielo dice in faccia. È una cosa che non farebbe mai con la suocera o con la sua migliore amica. E perché non lo farebbe mai? Perché dà per scontato che comunque la madre è lì per restare. Spesso riusciamo a tirar fuori il peggio di noi in situazioni che sono quelle più vicine, che paradossalmente dovrebbero essere quelle più calde, più strette, perché diamo per scontato questo aspetto, cioè siamo nell'ambito dell'economia dei sentimenti. A me piacciono tantissimo le parole. Quando si lavora attorno a un libro ci sono tante direzioni di lavoro, c'è il paesaggio, ma c'è anche il linguaggio. Ogni libro, ogni storia merita un linguaggio suo, più asciutto, più ricco, lo stile rimane quello, però il linguaggio va cercato, e anche le parole, come diceva la prof, non si possono usare a caso. Allora, parlando di economia dei sentimenti, che era quello che caratterizzava anche un po' la mia linea di indagine, apprestandomi a quella metà di noi, mi sono anche un po' chiesta quando è che parliamo di economia quando parliamo d'amore, e lo facciamo spessissimo, cioè quando qualcuno ci è vicino, è una persona cara, e cara naturalmente ha un doppio significato. Noi vogliamo bene a qualcuno, ma un bene è anche un bene materiale. Se io ho questo telefono e questo telefono è mio, però ci stiamo separando, no, lo voglio io, no, lo voglio io, cioè è un bene materiale che va a sostituire il bene che in qualche modo si va sgretolando. Se entriamo in una relazione, noi investiamo, e quando usciamo dalla relazione è un fallimento. Cioè, ogni volta che parliamo d'amore, noi facciamo un bilancio. Credo che sia lì, su questo punto, che le relazioni si incastrano, frenano oppure rallentano. Ecco, per me era molto importante andare a raccontare le relazioni tenendo presente questo filo rosso qui. Cioè, se voi leggete anche tra le righe, c'è sempre questo motivo economico, che è dell'economia degli affetti, che cerca di arrivare a una parità di bilancio che di fatto è impossibile, proprio perché siamo imperfetti e proprio perché non è quello che cerchiamo. Vero, d'accordo, sono d'accordo. Valentina, vai. Io vorrei leggere un pezzo che trovo meraviglioso, che riguarda la parte dei segreti. Tu hai scritto: i segreti sono spazi di intimità da preservare, nascondigli per azioni incoerenti, fughe, sguardi, libertà particolari, il trucco che nasconde l'evidenza, pozze in cui saltare a piedi scalzi, regali senza mittente, errori, vendette, persone amate. Chi non ha qualcosa da nascondere ha almeno una verità da raccontare, e la verità a volte è il più grande di tutti i segreti. Io trovo che questo pezzo che tu hai scritto sia meraviglioso, e quindi ti chiedo, quindi per Paola Cereda i segreti sono necessari?
Ognuno di noi ne ha più di uno. Tra l'altro, anche questa è una bellissima parola attorno alla quale lavorare, perché quello che è segreto per me con te probabilmente non è segreto per me con qualcun altro. Prendiamo un adolescente, ha un sacco di segreti con i genitori, ma quegli stessi segreti sono motivo di conversazione quotidiana con i migliori amici. Spesso quando riveliamo un segreto diciamo sempre però non dirlo a nessuno, anche se nel momento stesso in cui stiamo consegnando un segreto sappiamo che stiamo correndo quel pericolo. E poi mi affascinava tantissimo del segreto, non solo la parte interiore. Pensa bene, un segreto fin quando è tale, come c'è scritto lì nel paragrafo, è uno spazio di libertà. Finché è segreto, io faccio un po' quello che voglio. Ma che fine fa un segreto quando noi lo riveliamo? Perché a volte ci viene proprio voglia di rivelare un segreto, di dire mi tolgo un peso dalla coscienza, ho un peso sullo stomaco, ho un nodo alla gola. Allora, noi lo diciamo, lo raccontiamo e ce ne liberiamo. Ma poi che fine fa? Diventa qualcosa che l'altro raccoglie e che deve elaborare nella sua vita. Può decidere di buttarlo dietro la schiena, può decidere di non averlo sentito, può decidere di inglobarlo nella nuova immagine che ha dell'altra persona, però quel segreto lì diventa qualcosa di differente. E soprattutto in questo libro qua, come vedi, tutti hanno un segreto, ne hanno due, a volte ne hanno anche tre. È questa pluralità, anche di punti di vista dai quali ci guardiamo e facciamo in modo che gli altri possano guardarci. Assolutamente. Volevi aggiungere qualcosa, Laura? Sì, ecco, io volevo appunto sapere, abbiamo parlato della copertina, adesso volevo chiederti proprio del titolo, quella metà di noi. Da dove viene questo titolo? L'hai scelto tu? È stata la tua prima scelta oppure hai lavorato su questa cosa insieme alla tua editor, insieme all'editore? Perché il titolo è anche molto bello. Allora, il titolo solitamente come la copertina è sempre qualcosa di molto doloroso, nel senso che non si arriva mai subito. In questo caso è stata la mia seconda scelta, perché la mia prima scelta, quando l'ho presentata, il mio editore mi ha detto: Paola, con questo titolo venderesti due copie nello scaffale dei saggi ai tuoi parenti. Allora abbiamo deciso di farci un secondo pensiero. In realtà io pensavo che la mia fosse un'idea brillante, cosa che poi assolutamente non era. Sì, ve lo dico, ve lo dico. Io volevo chiamarlo come un vocabolo che esiste nella lingua, ad esempio in inglese si usa, ma che noi non abbiamo. Ed è un vocabolo composto dalla parola tedesca che sta per relazioni e dalla parola inglese che sta per affari. Questa parola che si usa all'estero ma non qua è business. E il suo significato è fare affari con le relazioni, per cui per me era business e relazioni a contratto come sottotitolo, ma è stato completamente cassato, anche se per me aveva senso, ma comunque a volte bisogna comunque ragionare insieme perché un libro è un lavoro di squadra, questo non esiste solo l'autore, esiste un gruppo di persone che lavorano per quel libro. E quella metà di noi è stata la seconda scelta, la seconda proposta, ma devo dire che è piaciuta a tutti subito. Ho lasciato il mio business, ma con pochi rimpianti, perché questo mi ha dato poi grande soddisfazione. Penso che rifletta molte cose del libro. Intanto io invito coloro che ci stanno seguendo, se volete fare delle domande, ho visto che ci sono già un po' di commenti, qualche domanda, poi li leggiamo. E tu Valentina hai qualcosa da dire? Io poi volevo mostrare una sorpresa, ecco, insomma, una cosina che è uscita in questa settimana in libreria. Ma allora, io a parte questa bellissima chiacchierata, mi sta piacendo tantissimo questa chiacchierata perché è proprio piacevole, vissuta in maniera piacevole, io credo, non c'è una divisione tra chi presenta chi, insomma, è molto interessante anche ascoltare quello che dice Paola. Io personalmente confesso di stare imparando tantissimo stasera. Ma sì, credo chiunque sì, si ascolti, sì, penso anch'io. È una lettura che secondo me, una seconda lettura, un'altra lettura del romanzo che
fa riflettere effettivamente. Ci sono stati tanti punti che Paola ha toccato, a cui io non avevo fatto caso, quindi credo che lo rileggerò e sicuramente con occhi diversi dopo stasera, questo senz'altro. Ecco, allora io invece volevo farti ancora questa domanda, Paola, perché che riguarda il libro che è appena, eccolo qui, Le tre notti dell'abbondanza, anche questo una copertina meravigliosa. Poi tra l'altro Giulio Perrone ha avuto questa idea bellissima di, scusate che non so mai come devo mettere le cose, nella letta della quarta di copertina c'è praticamente un segnalibro, qui si piega e diventa segnalibro, è bellissima questa idea. Ecco, questo romanzo è stato riedito, è uscito questa settimana in libreria, però non è un romanzo nuovo, è un romanzo che era già uscito qualche anno fa. Ecco, ci vuoi dire due parole su questo romanzo e come mai Giulio Perrone ha deciso di farlo uscire dopo quella metà di noi? Allora, Le tre notti dell'abbondanza è un romanzo a me molto caro, l'ho scritto dopo un periodo di lavoro in Calabria, infatti è ambientato a Fosco, che è un paese immaginario ma che potrebbe esistere, della Calabria degli anni Ottanta. Io in quel periodo, anzi qualche anno prima, ero stata a lavorare con un regista, insomma, torinese ma di origine calabrese, in un piccolo paesino sulla costa. E ci fu un episodio che mi colpì moltissimo. Stavamo facendo delle riprese per un film, e, semplicemente per scegliere delle location. E si avvicinò un uomo e ci fece una domanda. E questa domanda era: chi vi ha dato il permesso per stare qui? Ma nessuno in teoria avrebbe dovuto darci il permesso per stare lì, perché quella era una spiaggia pubblica, per cui questa domanda qui, chi vi ha dato il permesso di stare lì, ha comunque suscitato in me altre domande. Era il tempo, all'inizio degli anni 2000, in cui c'erano molte donne sindaco, e anche questa per me è stata un qualcosa che ho voluto indagare, essere donna ed essere sindaco, andare a ricostruire, cioè la presenza dello Stato, stando in un ufficio dietro una porta dicendo io ci sono, sono qui e tu puoi entrare. Sono storie di donne che hanno dimostrato molto coraggio, ma che nello stesso tempo hanno pagato un prezzo personale altissimo. Ecco, io non ho raccontato storie delle donne sindaco, ma ho voluto riprendere due aspetti loro, proprio questi due, cioè il coraggio e l'alto prezzo pagato. È la storia di una ragazzina che si chiama Irene, che vive in questo paesino, ha un quaderno arancione sempre tra le mani dove disegna la realtà non tanto così com'è, ma come lei se la immagina. In seguito a queste tre notti dell'abbondanza, che non vi svelo che cosa sono, la sua vita cambia, cambia la vita delle persone a lei più vicine, e questa sua forma d'arte diventa da una forma d'arte soggettiva, una forma d'arte sociale, che le apre un cammino verso una possibile scelta, la scelta del da che parte stare, come faccio io, pur nascendo in un determinato contesto, a scegliere che cosa fare della mia vita e a portare colore. Irene è una persona che porta colore. Ecco, credo che la scelta di Giulio Perrone nel ritirare fuori questa storia sia più che mai appropriata in questo momento storico, perché forse abbiamo bisogno di rinascita, di storie di rinascita. Noi parliamo tanto di distanziamento, che è necessario. Il distanziamento fisico va rispettato, ma non è la stessa cosa del distanziamento sociale. Cioè è importante, ed è una domanda, continuare a costruire comunità pur rimanendo alla giusta distanza? Ecco, questa è anche una delle domande che c'è in questo romanzo. Bene, grazie Paola. Allora, grazie a voi. Vediamo qualche domanda che dovrebbe esserci. Anche tu, Valentina, tu vedi i commenti? Paola, tu riesci a vedere i commenti? Mm-hmm. Se vai su comments dovresti riuscire a vederli. Intanto, domanda. L'hai trovata? La domanda di Paola, a proposito di segreti, l'autrice quanto pensa influiscano nella vita di tutti noi segreti, no, di irrisolti, quella metà di noi che nascondiamo all'altro?
quanto pesano i segreti, quanto sono importanti i segreti? Come prima dicevamo, ci sono tanti tipi di segreti e ci sono delle domande anche personali che questi segreti ci presentano. Matilde, ad esempio, è l'ingegnere stesso, perché sono parole dell'ingegnere in cui Matilde poi si ritrova benissimo, dice ci sono segreti che sono scelte d'amore, cioè non rivelare mai a qualcuno, perché altrimenti rivelare significa dargli quella responsabilità e quel peso e quel lavoro di cui parlavamo prima, per cui i segreti ci sono e a volte sono tenuti e così rimangono, altre volte si trasformano in altro e altre volte ci portano a bivi e separazioni, ma siamo tutti comunque in una maniera o nell'altra sottoposti a questa, che non è una qualcosa che subiamo, ma che è una scelta poi personale. Mi colpisce sempre molto quanto noi pensiamo che sia il bene dell'altro, cioè a volte non dire è perché pensiamo che sia il bene dell'altro e magari non gliel'abbiamo nemmeno mai chiesto qual è questo bene, è la complessità delle relazioni umane. Allora, dunque, vediamo altri, ci sono tanti commenti. Allora, complimenti anche. Come? Tanti complimenti anche a Paola. Sì, moltissimi complimenti, meravigliose, vabbè, meravigliosa lei. E poi c'è una, dunque c'è Bianca Garavelli, che è anche lei una scrittrice, e dice il segreto se è condiviso diventa un segreto di Pulcinella, se mantenuto diventa un peso al punto di far male, ma può essere anche la verità nascosta della nostra interiorità. Che marzulliana questa, ci devo riflettere. Può essere la verità nascosta della nostra interiorità? A volte noi non sappiamo nemmeno qual è la verità nascosta della nostra interiorità, nel senso che siamo una sorpresa anche a noi stessi. Ci sono delle cose di noi che non sapremo mai, che vengono fuori magari in forme del tutto inaspettate, in momenti inopportuni o opportuni, ma di cui e altre ancora di cui non verremo mai a conoscenza. Per cui anche tutte queste verità nostre interiori alcune volte ci sono nascoste e soprattutto mi piace sempre pensare a noi stessi all'interno di relazioni circolari, cioè non è semplicemente l'individuo. Uno dei miei prof una volta ci fece leggere un libro che è La pragmatica della comunicazione umana e si soffermò in particolare su un punto che mi rimase sempre in testa. All'interno di un appartamento c'è una donna che urla, noi passiamo davanti a questo appartamento e possiamo pensare che questa donna ha dei problemi oppure non sta bene, oppure magari è anche un po' fuori di testa, e poi apriamo la porta e ci accorgiamo che la donna urla, il marito legge il giornale, sta zitto, il marito sta zitto e la donna urla, il che si può fare anche con l'inversione, non è una questione di genere, però siamo sempre all'interno di un circuito, di una circolarità, per cui anche queste verità che appartengono a noi, nel modo, nella mia lettura, che può essere assolutamente sbagliata, però hanno sempre a che fare anche con i contesti e con il modo con cui ci presentiamo agli altri o con quali gli altri ci leggono, per cui c'è una complessità. A me piace la complessità. Siamo in un'epoca che tende alla semplificazione, semplifichiamo i messaggi, semplifichiamo anche il nostro modo di organizzarci, tutto deve essere semplice, immediato, ma in realtà noi siamo la somma di fattori differenti che fanno di noi una complessità, non solo nell'agire ma anche nel leggere, cioè se vogliamo leggere una situazione a volte la lente della complessità è faticosa, ma è quella che ci permette di sospendere il giudizio o di arrivarci soltanto in un secondo momento, per cui mi piace che ci sia questa lente della complessità, la trovo opportuna anche nel leggere le nostre verità interiori. Ecco, Bianca dice, oppure ungarettiana, ecco, vabbè, insomma, a proposito del tuo commento, ecco. Bene, invece c'è anche Paola Mazzon che dice... E saluto perché leggo sempre dei commenti meravigliosi, per cui Paola ti saluto e ti ringrazio moltissimo. Eh sì, brava Paola, bravissima. E lei dice che c'è anche il tema del rimpianto in più di un personaggio.
del tuo romanzo. Beh, assolutamente. Matilde dice che ogni scelta non è mai un'azione semplice. Ogni scelta porta con sé una rinuncia, sempre. Qualsiasi cosa noi scegliamo con spirito leggero o meno, c'è sempre qualcosa a cui stiamo dicendo di no, e quello inevitabilmente porta con sé un rimpianto. C'è un personaggio che è un personaggio minore, ma che a me piace per quello che mi ha dato, quando mi ha chiesto di prestargli le parole, che è Beatrice. Beatrice, che è questa donna amata dall'ingegnere, che ha un rapporto con l'amore molto particolare. Ha amato un uomo, questo amore è un amore che l'ha ferita, e quando questo uomo se n'è andata ha aperto una vestaglia e l'ha lasciata lì sulla sua poltrona in attesa di qualcun altro. Cioè un amore che ci ha attraversato, comunque un amore che ci ha ferito, è un amore che magari ci ha dato dei rimpianti, tanti rimpianti, ma che comunque ha aggiunto qualcosa alla nostra capacità di amare. Io questo lo associo tantissimo alla scrittura e vi spiego perché. Sembra che io stia andando fuori tema, in realtà per me le due cose sono molto vicine. Spesso mi chiedono come si fa a scrivere un libro. Ecco, io parto dallo smontare la domanda. Non si scrive un libro, si scrive una storia. Ed è una cosa profondamente diversa, perché una storia è qualcosa che ti insegnerà sempre a livello di scrittura, a livello di affinare i tuoi strumenti, la tua vista, il tuo ascolto. Mentre se tu pensi di scrivere un libro e quel libro non diventa di carta, non diventa tale, sarà solo una frustrazione e basta. Ecco, io credo che anche Beatrice questa cosa qui l'abbia messa nel suo modo di amare. Con quell'uomo ha scritto una storia e non un libro. E comunque questa storia l'ha resa migliore per un libro che forse sarà successivo a quell'evento. Ecco, poi c'era anche un commento di Marco Latini che avevo visto all'inizio quando si parlava di barriera, quando tu parlavi, Paola, delle diversità di tutte queste persone che vengono da luoghi diversi, che adesso si stanno amalgamando, e Marco diceva quasi come se la propria identità si riconoscesse in contrasto con gli altri. Mi è sembrato un bel commento a quello che tu dicevi a proposito di tutte queste etnie che ci sono in barriera. Sai, il mio prof di criminologia diceva sempre: ragazzi, c'è una differenza profonda tra il coabitare e convivere. Quando siamo diversi e stiamo sullo stesso paesaggio e puntiamo alla convivenza, è un obiettivo troppo alto. Prima di arrivare a convivere dobbiamo imparare a coabitare, cioè stare insieme nello stesso territorio, e in un secondo momento succede quello che è il passo verso la convivenza, che è lo scambio delle risorse, cioè quell'arrivo a quel concetto di paesaggio che avevamo accennato prima. Per cui lo stare su uno stesso territorio, il coabitare e imparare col tempo e stare all'interno di relazioni che siano reciproche, perché la reciprocità nelle relazioni è qualcosa di fondamentale, può portare a questo che è la convivenza, che è un passo ancora successivo. Io lavoro in ambito interculturale, lo faccio con il mio lavoro, che è un lavoro teatrale, un lavoro artistico che ho scelto di fare e voglio continuare a fare, perché mi centra, così come la scrittura. Quando c'è stata la selezione alla dozzina del premio Strega, io sono arrivata nella mia compagnia di teatro, nella compagnia di teatro dove lavoro, dove ci sono 50 persone dai 15 ai 17 anni, e il loro commento è stato: niente. Loro semplicemente hanno continuato a vedermi come mi hanno sempre visto, cioè come una persona che è lì per loro e insieme a loro in quel momento. Ecco, io credo che il lavoro in ambito interculturale sia proprio questo, imparare a scambiarsi delle risorse, e questo richiede tempo, richiede anche un perdere qualcosa per poter aggiungere qualcos'altro. Valentina, hai qualcosa da aggiungere? Ma io, guarda, volevo, riguardo alla prima che stavamo parlando del rapporto di Laura e Dora, che io ho trovato meravigliose insieme, ecco, loro si compensano nelle loro
difficoltà nelle loro problematiche si compensano e insieme sono perfette. Però ho ripensato anche all'estrema dignità di Matilde quando tu scrivi che appunto con questo ingegnere, nella descrizione ovviamente del suo lavoro, instaura un rapporto differente rispetto a quello che instaura con le altre persone, perché lei dell'ingegnere conosce l'intimità, quindi tra di loro non ci sono distanze, non c'è problema, lui ha facilità a confidarsi con lei, perché quello che fa lei per lavoro nei confronti di questo ingegnere è qualcosa che va oltre, no? Quindi qualsiasi limite personale che invece ha nei confronti della sua datrice di lavoro, cioè di Laura, che ha un approccio totalmente diverso, con cui ha un approccio totalmente diverso. Questo è un punto molto bello, secondo me. Sì, l'ingegnere si mostra il suo corpo, che è un corpo che chiede di essere accudito e chiede di essere amato dentro la sua condizione presente. Matilde ci riesce, lo fa non solo per lavoro, lo fa perché comunque è una persona che ha educato lo sguardo, quando si è portata appresso, credo, questa cosa anche dal suo lavoro di insegnante. Dice, concedere a qualcuno uno sguardo pieno di attenzioni significa comunque invitarlo all'esistenza. Ecco, lei si porta via questo dal suo passato da insegnante e lo mette in quella che è una professione, la sua professione attuale, che comunque è una relazione anche se soggetta, come in questo caso, a contratto, perché anche qui siamo nell'ambito di una relazione a contratto, è una relazione che trasforma le parti. Poi possiamo parlare per ore del fatto che c'è modo e modo di stare all'interno di questa relazione. Di recente abbiamo fatto un lavoro con i ragazzi di teatro, adesso che non ci possiamo vedere più fisicamente, continuiamo a lavorare invece a distanza, e abbiamo lavorato sul concetto della gentilezza, cercando di capire la differenza tra la generosità e la gentilezza. E abbiamo notato che è difficile e che soprattutto quando loro si sono trovati di fronte al compito di scrivere l'atto di gentilezza che avevano ricevuto, quasi tutti hanno raccontato di un atto di gentilezza ricevuto da un estraneo e molto spesso in un paese straniero. E questo ci ha fatto molto pensare, perché ci ha fatto un po' aprire gli occhi sulla necessità di riuscire a leggere la gentilezza, ma anche ad agire la gentilezza. Ecco, io credo che Matilde, nei confronti dell'ingegnere, riesca ad usare la grazia. Ecco, è una persona che ha grazia verso di lui, e lui lo sente. Assolutamente d'accordo. Allora, c'è una domanda di Lorenzo Berra. Dice che durante, tanti complimenti, meritatissimi direi, durante questa diretta ha toccato molti punti complessi, rapporti del protagonista nella famiglia, loro segreti, parole non dette ma solo percepite. Chiede come hai vissuto la tensione emotiva, aspetta che guardo di qui, allora, come hai vissuto la tensione emotiva dei tuoi personaggi durante lo sviluppo del romanzo? E definiresti la passione nascosta dei tuoi personaggi quella che vive nella metà di noi, umile e selvaggia? Allora, una volta una signora mi disse: ti immaginavo più grande. E un'altra volta il mio editore mi disse: ti immaginavo tifosa del Toro. E a me questi due commenti hanno fatto molto piacere, perché significa che ho prestato le parole ai personaggi, ma non sono io. È logico che nella scrittura c'è sempre qualcosa, una storia che ti attraversa, però è come un po' la regia del teatro comunitario, no?
un buon regista è quello che si mette tra parentesi, perché quello che deve funzionare è lo spettacolo. In questo caso quello che deve funzionare è la storia, e i personaggi a volte non sono come io li vorrei, non sono così, però gli presto le parole. Ecco, io credo che il mio compito sia quella cosa lì, non mi devono piacere, devono essere. Devono anche essere liberi, anche liberi di non fare esattamente quello che io ho in testa. In questo senso non è facile. Per me la scoperta maggiore è stata con il libro precedente a Quella metà di noi, che è un libro in cui il protagonista è un uomo cinquantenne alle prese con una sorta di percorso di maturazione affettiva. Il libro si chiama Confessione audace di un ballerino di liscio, e lì torno alla mia tesi di laurea sull'umorismo, che mi sono divertita moltissimo andare in giro per Valere e a indagare quel mondo. Però io non ero d'accordo in niente con Frank Saponara, assolutamente nulla. Cioè, il mio modo di vedere le donne è completamente opposto al suo. Però è stato bello, e credo anche giusto, prestargli le parole. E la seconda parte della domanda? Aspetta che te la vado a riprendere. Allora, definiresti la passione nascosta dei personaggi, quella che vive nella metà di noi, per parafrasare il tuo titolo, umile e selvaggia? Non so se capisco bene, però è Lorenzo che ha fatto questa domanda? Lorenzo, sì. Lorenzo, magari vado fuori tema, ma provo a risponderti. Allora, passione è proprio la parola che caratterizza la mia vita. Io sono appassionatissima delle storie. Ci ho messo quasi 30 anni e ne ho superati 40 per spiegare alle persone che cosa faccio nella vita. Oggi posso dire mi occupo di storie, a volte nei libri, a volte nel teatro, nella mia formazione, però mi occupo di storie. Le passioni sono al centro dell'esistenza, tant'è che quando lavoro con i ragazzi, ragazzi adolescenti, giovani, la prima domanda che faccio è il tuo nome e la tua passione, e poi magari il giorno dopo glielo richiedo, il nome rimane la stessa e rimane lo stesso, a volte la passione cambia, allora significa che non è ancora proprio la passione che ti centra. In questo libro qua, rispetto a quelli precedenti, ho cercato di fare un'operazione di sottrazione, cioè ogni volta che scriviamo un libro domandiamoci cos'è che non abbiamo mai provato a fare, perché magari non ne siamo capaci, e andiamo proprio lì. Io non ho mai scritto un libro pensando a un personaggio maschile, Frank Saponara, non ho mai scritto un libro in cui il protagonista fosse privo di passioni, come le intendo io, ed è nato questo, cioè se spoglio una persona dalle sue passioni più grandi, quelli che ti centrano, in uno dei miei romanzi c'era la cucina, nell'altro c'era il ballo, in quell'altro c'era l'arte, nell'altro ancora c'era il lavorare il legno, quel qualcosa che anche se il mondo cambia, la tua passione resta lì insieme a te e ti permette di essere un perno attorno al quale stare in piedi in maniera stabile. Qui ci sono tante passioni, ma non c'è la passione che salva, la passione che ti porta oltre, c'è l'obbligo e il dovere di stare nel presente. Per me è stato difficilissimo scrivere in questo senso qua, perché non l'avevo mai fatto. Ci sono delle passioni, ma sono delle passioni diffuse, non c'è una passione che salva. Ci sono i desideri, e i desideri sono qualcosa di diverso comunque dalle passioni. Io direi che se non mi sembra che ci siano altre domande, comunque così tantissimi complimenti a Paola, devo dire che sì, effettivamente questo romanzo meraviglioso, vabbè, come dicevi tu Valentina, adesso ha aperto questa chiacchierata con Paola, ha aperto altri modi di leggerlo, e quindi bisognerebbe davvero rileggerlo. Paola, ti ringraziamo davvero tantissimo. Io che ringrazio voi tutti, grazie mille.
Ecco, e volevo dire che prima ho chiesto, prima della diretta, ho chiesto a Paola se fosse disponibile a scrivere delle dediche, visto che di solito durante le presentazioni ci si fa firmare il libro, e adesso facendo le presentazioni così online non è possibile, però se qualcuno di voi vuole una dedica personalizzata da inserire nella sua copia del libro, basta che ce lo dica, scriva a me o Valentina e vediamo di girare a Paola questa richiesta. Lei è così carina, così gentile che ha accettato di farlo, quindi noi ti aspettiamo ovviamente dal vivo il più presto possibile, speriamo, Paola, così potremo continuare queste e altre chiacchierate su altri romanzi. In tempi pre-Covid ce l'avevamo promesse un brindisi, per cui adesso l'allarghiamo anche a Valentina e a tutti. È cosa fatta. Sì, hai ragione Paola, dobbiamo farlo, è vero, perché Paola doveva essere a Mortara il 14 marzo, quindi all'inizio del lockdown abbiamo dovuto sospendere tutto, ma lo faremo questo brindisi, senz'altro. Grazie a tutti, grazie vedo che una dedica personalizzata per Book Advisor, sicuramente Paola, certo, ci vuole, grazie anzi a Book Advisor e tutti gli amici che ci hanno seguito e, come dicevo prima, quelli che ci seguiranno. Valentina, vuoi aggiungere qualcosa? È stato un piacere, è stato veramente bello, bello bello chiacchierare con te, Paola, grazie mille. Grazie mille a voi, reciproco anche da parte mia. Ciao a tutti, ciao. Buone cure, ciao. Ciao. Buona cura a tutti, ciao a tutti, ciao.